Thank you.
l'Italia con forza da San Giovanni Paolo. Proprio. O Dio nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Se ami ogni uomo e guidi tutti i popoli, accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. Fa che vediamo i segni della tua presenza e sperimentiamo la forza del tuo amore, che non viene mai meno. Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, ti confessiamo la nostra fede. Il tuo Vangelo sia luce e vigore per le nostre scelte personali e sociali. La tua legge d'amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a riconciliazione e a pace. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, con fiducia ti invochiamo. Tu che sei maestro interiore, svela a noi i pensieri e le vie di Dio. Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di conservare l'eredità di santità e civiltà propria del nostro popolo, di convertirci nella mente e nel cuore per rinnovare la nostra società. Amo. Eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo e pace. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo e pace. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo e pace. Grazie. No, Mario, non la trovi. Grazie mille. Pensavo che non c'eri, non capisco. Sì. Ah. Ok, ci siamo. Allora, prima di cedere la parola al sindaco, invito i ragazzi delle terze medie presenti a stare qua vicino, che subito dopo il discorso ci sarà la premiazione del tricolore, e insieme a loro anche i diciottenni per la consegna della Costituzione. Hanno preso tutti posizione? Adesso lasciamo salire sul palco le associazioni combattentistiche. Stai su? Dai, mettiti lì in parte al tavolino. Cedo ora la parola al sindaco.
Innanzitutto, buongiorno a tutti voi intervenuti, buongiorno ai rappresentanti delle associazioni d'arma che sono schierate qui dietro di me insieme ad Avis e Aido. Buongiorno alle autorità che sono intervenute, il parroco, il nostro comandante della polizia locale, il vice comandante dei carabinieri, i rappresentanti della giunta e del consiglio comunale. Buongiorno soprattutto, e vorrei che se ci sono alzassero la mano a coloro i quali compiono 18 anni nel 2022. Ci sono? Quanti sono qui presenti? Non fate i timidi. Ah, qualcuno bara. Ecco, qualcuno ce n'è. Non siete tantissimi. Visto che non siete tantissimi, vi invito a salire direttamente sul palco, ragazzi. Venite. Venite. Chi compie 18 anni quest'anno... E mentre salgono i ragazzi, faccio anche un caloroso buongiorno a tutti gli ospiti della nostra RSA, della casa di riposo, che ci stanno seguendo in diretta. Vedete che c'è la telecamera e stiamo trasmettendo in diretta. Il regista mi facendo che è vero, quindi stiamo trasmettendo in diretta alla nostra RSA perché i nostri ospiti, gli anziani, ci tenevano a partecipare anche se da lontano a questa manifestazione, soprattutto quando hanno saputo che questa manifestazione, tra le altre cose, era dedicata alla consegna della Costituzione ai miei 18 anni, ai ragazzi che compiono 18 anni quest'anno. Adesso vedete che ho gli appunti, voi già direte adesso chissà questo quanto parla, quanto ci rompe le scatole, ma chi mi conosce sa che sono abbastanza breve, ma alcune cose ve le vorrei dire. Ecco, adesso non ricordo precisamente quanti della vostra età ci sono a Stezzano, quanti compiono 18 anni nel 2022 quest'anno. Siete parecchie decine, insomma, forse un centinaio mal contato. Siete qui, bisogna dire, in una sparuta rappresentanza. Ecco, quello che voglio dire è che queste manifestazioni devono diventare anche le vostre, anzi soprattutto le vostre, perché se rimangono le manifestazioni il 25 aprile, il 2 giugno, la festa, tutte le feste della nostra Repubblica, se rimangono festività alle quali rimangono legate solo le generazioni del passato, saranno cose che si perderanno ed è un qualcosa che assolutamente non deve accadere. E questo ci interroga me, interroga tutti quelli delle generazioni che sono più anziani di me, perché dobbiamo riuscire, non è colpa vostra, è colpa nostra, dobbiamo riuscire a trasmettere determinati valori, perché siete voi che poi questi valori li dovrete portare avanti, perché altrimenti davvero verranno persi. Il 2 giugno è la festa della nostra Repubblica, il 2 giugno del 1946, quindi 78 anni fa, se non faccio i conti sbagliati, c'è stato quel famoso referendum in cui la cittadinanza doveva decidere tra monarchia e repubblica e è stato deciso per la repubblica. Se siamo una repubblica, se abbiamo la Costituzione che vi consegnerò, è perché i nostri predecessori, qualcuno magari che è in piazza stamattina era bimbo all'epoca, hanno votato per la repubblica. Ed è una cosa quindi che si è tramandata negli anni, che fra poco compirà gli 80 anni. E quindi io credo che davvero dobbiamo in qualche modo essere capaci di trasmettere questi valori a voi. Ed è importante la vostra presenza oggi insieme a questi signori qui che sono schierati dietro di me, che sono quelli che per primi li portano avanti e che sempre li testimoniano. Negli altri paesi io sono stato, mi è capitato di essere in Francia, perché ogni paese ha il suo giorno di festa nazionale, di festa... di fondazione in qualche modo del paese, simbolica o effettiva. Io sono stato, per esempio, mi è capitato di essere in Francia il 14 luglio 1789 c'è stata la presa della Bastiglia ed è diventata la loro festa nazionale, è stato un po' il punto più alto, diciamo così, della rivoluzione francese. C'è il 4 luglio, lo vediamo anche nei film, negli Stati Uniti, che è la dichiarazione di indipendenza del 1776, è la loro festa nazionale. Ieri eravamo
con alcuni sacerdoti, anche il parroco a Sotto il Monte, per una messa in ricordo delle vittime del Covid della nostra CET, la comunità ecclesiale territoriale, di cui fanno parte Stezzano e altri comuni qui. E dopo la messa, che tra l'altro è stata molto toccante, siamo, abbiamo un po' chiacchierato, siamo andati a bere una birra pagata peraltro dal parroco e ringraziamo per averla offerta. E c'era Don Flavio, che è stato qualche tempo in Svizzera, ci ricordava che in Svizzera è il primo di agosto la festa, perché è il giorno in cui si è creata, l'ho segnato, nel 1291, la confederazione dei vari cantoni e quindi la nascita dello Stato svizzero. Loro festeggiano, tutte queste nazioni, anche le altre, ho portato alcuni esempi, festeggiano la nascita del loro Stato. È una cosa importante, fondamentale, che noi, come gli altri, dobbiamo assolutamente portare avanti, e ribadisco, sta a voi portarlo avanti. Le tradizioni e il senso nazionale non devono voler dire nazionalismo. Dobbiamo essere orgogliosi, e dovete essere orgogliosi, delle vostre origini, del paese in cui vivete, ma dobbiamo sempre cercare, io credo, quello che ci accomuna agli altri e non quello che ci divide. Altrimenti poi succedono le cose che stiamo vedendo a circa 2000 chilometri da noi, e al di là dei torti, delle ragioni e delle ragioni geopolitiche che ci sono sotto, però i nazionalismi creano quello. Noi dobbiamo cercare invece, credo, e voi dovrete sempre di più farlo, cercare quello che unisce agli altri popoli e non quello che divide. Io credo che un vantaggio da questo punto di vista lo avete, perché avete la tecnologia che vi permette davvero di collegarvi con il mondo in tempi brevissimi, e sfruttata bene la tecnologia è qualcosa davvero che riesce ad avvicinare i popoli. Può anche c'è il rischio contrario di farci richiudere in noi stessi, ma io credo che voi saprete usarla per invece riuscire a creare sempre più legami. Potete appunto collegarvi con tutto il mondo in un attimo, potete viaggiare in una maniera che anche solo la mia generazione non poteva immaginarsi, di poter prendere un aereo qui da Orio al Serio e volare praticamente in tutta Europa, se non quasi in tutto il mondo. Quindi avete delle possibilità infinite che dovete portare avanti, ma sempre nell'ottica di cercare quello che unisce e non quello che divide. Io poi dico sempre, perché poi si sentono tante critiche nei confronti vostri, delle nuove generazioni in generale, a maggior ragione il Covid vi ha segnati, credo, in maniera particolare, perché poi noi a 40, 50, 60 anni, 80 anni facciamo presto a dirle, però due anni come quelli che abbiamo vissuto ad un'età di un certo tipo, sì, ti segnano, ma comunque, come dire, hai raggiunto una personalità, un equilibrio, una situazione di vita di un certo tipo. Per voi perdere, tra virgolette, dico perdere, però trovarvi un impatto del genere a 16 anni, dai 16 ai 18 anni, o anche gli altri, perché qualcuno ci sarà, spero, invitato qui in anche chi ha compiuto 18 anni nel 2020 e nel 2021, a cui non avevo potuto consegnare la Costituzione in piazza per i motivi appunto che dicevo, e gliel'avevo mandata a casa, però anche loro hanno, come tutti poi le nuove generazioni, le giovani generazioni, hanno subito questo impatto forte del Covid. E so, mi rendo conto, ci rendiamo conto che per voi è stato qualcosa di veramente impattante, perché non poter uscire di casa, non poter vedere i vostri compagni, non poter andare a scuola, non poter avere socialità alla vostra età, ci rendiamo tutti conto che è stato qualcosa di veramente, veramente difficile. Dovete recuperare questo tempo facendo il tesoro di queste esperienze, davvero, mandando quelle che sono delle tradizioni importanti e che oggi ci troviamo a ricordare. Ribadendo, questo lo ribadisco, che siete comunque sicuramente una generazione migliore di come ve la si descrive, perché poi ognuno, quando poi arriva ad una certa età, è classico, lo dicevano i miei genitori, i miei nonni sicuramente lo dicevano i miei genitori, e i nonni dei miei nonni e i miei nonni, era meglio prima, ma in realtà siete voi che dovete creare la vostra realtà, il vostro presente e il futuro di tutti quanti. E il fatto che siete una generazione, voi diciottenni, ma in generale i giovani
che sono oggi presenti e tutti i giovani di Stezzano, come in generale di tutta la nostra Repubblica. Il fatto che sia una generazione in grado di grandi cose lo dimostrerà poi le premiazioni che faremo ad alcuni giovani che si sono distinti in campi particolari, magari poi uno per uno. Sono in quattro, simbolicamente li chiamerò, perché sono nel campo imprenditoriale, nel campo artistico-musicale, nel campo sportivo e nel volontariato c'è un giovanissimo che poi diremo insomma la bella cosa che ha voluto fare. Ribadisco, sono sicuro, e non sì, prendetele le critiche, ma mettetele anche da parte. Siete una generazione assolutamente sulla quale riporre fiducia, costruite il vostro presente e costruite il futuro di tutti. Adesso vi chiamerò uno per uno per darvi la Costituzione, perché la Costituzione della Repubblica Italiana, voi credete che sia tutto dentro qua, magari. Qui dentro trovateci tutto, come vi dicevo prima, vi dà delle possibilità infinite. Ma in realtà è già tutto dentro in quella roba lì che è stata scritta, che è stata è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Sembra la Costituzione una roba chissà che scatola a leggere la Costituzione. Si legge molto semplicemente, sono solo 139 articoli, leggetevene uno al giorno, leggetevene due al giorno, ma c'è dentro già tutto lì. Ci sono veramente i fondamenti del nostro Stato. C'è molto di più lì dentro, i 139 articoli, davvero, racconta tutto molto di più di quello che potete trovare in qualunque computer, in qualunque supporto tecnologico. Ed è per questo che, di fronte a tutti quanti, oggi dico viva la Repubblica, ma soprattutto viva la Costituzione. No, prima facciamo... Sì, sì, adesso passo di nuovo la parola, adesso non deve più urlare, ma io urlo lo stesso. Allora, adesso procediamo con la premiazione degli studenti delle classi terze e medie che abbiamo incaricato di svolgere un tema quando abbiamo consegnato il tricolore nelle scuole, che ormai saranno 15 anni che facciamo qua a Stezzano in modo particolare, ma in tutta la Bergamasca. Allora, adesso chiamerò i premiati. Allora, terza A, Casati Martina e Carminati Giulia. Vai piano, mica da rompere l'altra caviglia. Non lo so. Sì, ecco, c'è la scaletta in parte. Fate spazio, che sennò vada una stampellata. Cominciamo già poi a prepararci con Scabbia Leonardo e Artaldi Marco, sempre della terza A. No, falla venire qua in mezzo al palco, perché così almeno dopo rimani per la foto di... State pure lì dietro. Scabbia? Artaldi Marco? Non c'è. Ok. Sempre terza A, Fogliadelli Elisa, Topa Aurora, Rota Margherita, Boa Adarman. C'è solo l'Aurora. Terza B, Manuel Gareggioli. Terza C, Di Marie Time. L'ho detto giusto? Speriamo. Non c'è. Sabrina Ferrari. Ci hanno fregato, passano dietro. Terza C, Negroni Manuel. Venite avanti. Mi levo dal campo. A serie riato in due. Aurora Ferrando. Procediamo. Roncalli Filippo.
Gotti Alessandro. Maddalena Giuliani. Merletti Francesco. Erico Nicol. E chiudiamo con Sartirani Martina. Ecco, una precisazione che mi piace fare. Abbiamo visto molti meno lavori di gruppo e molti più lavori da singolo, e questo ci fa piacere, anche perché così il premio ve lo cucate tutto voi. Allora, c'è il fotografo? No, siete tutti immortalati, quindi un grosso applauso, grazie mille. Vi invito a lasciare il palco perché adesso siamo diventati un po' troppi, quindi terze medie. Sì, sì, hai preso su tutto, sì, perfetto, il tricolo. No, devi stare su dopo. Sì, perché devi consegnare il tricolore a Viganò. Allora, procediamo e partiamo dai diciottenni. Mi dici il nome? Filippo Egardi. Filippo Egardi. Pronti con la consegna? Vieni qua vicino al sindaco. Insieme alle costituzioni consegniamo ai ragazzi anche del materiale di Avis e Aido, che appunto sono qui rappresentate stamattina, perché con l'ingresso, come dire, ufficiale, simbolico nella società civile, nella cittadinanza attiva, potete anche soprattutto diventare eventualmente donatori o comunque supportare queste associazioni che insieme a quelle d'Arma tanto fanno per il paese. Quindi simbolicamente insieme alla Costituzione vi però abbiamo un 19enne praticamente, che no, la diamo ai 18enni. A voi era arrivata a casa, vi ho invitato per essere partecipanti. Comunque, grazie di essere venuto. Dov'è che è? Ok. Cosa? Loro dopo magari sì. Aspetta che manca. Allora, Arafawi Ibrahim. Arfawi, perdonami. Ecco qua, grazie. Grazie a te. Okay. Poi. Ciavardini Giulia, eccola qui. Grazie. Ciampi Nicolò, se sbaglio i nomi è l'assessora che mi suggerisce sbagliato. Grazie, complimenti. Ciampi Lisa. Parenti. Complimenti, grazie a te. Ranica Andrea, eccolo qui. Grazie a te. Adami Vittorio. A te. La banda può andare. Sì, sì, sì. Chi manca? Ben Mahmoud Amen, a te, grazie a te, grazie. Paola, mi tieni quello che mi è rimasto in mano, grazie. Capra Alessandro,
Ecco qua. Grazie, complimenti. Complimenti. Chi manca di voi ragazzi? Solo te? Adesso... Trovata. Perfetto. Abbiamo anche trovato l'ultimo di Carrara Davide, prego. Eccolo qua, complimenti. Gli ultimi saranno sempre i primi, grazie. Grazie davvero ragazzi di essere venuti. Ne manca ancora uno. Duzioni Luca. Duzioni Luca. L'abbiamo data a tutti ragazzi, a qualcuno? Manca la signorina? Lei già dice, ah, voi siete degli anni antecedenti. Grazie anche a voi di essere venuti. Appunto, voi l'avevo spedita a casa. Cognome? Kumar, con la H, con la K, Kumar, Kumar con la K, trovata, eccola qua, Kumar Alisha, Anisha, eccola qua, grazie anche a te, davvero. Ragazzi, l'avete ricevuta tutti, bene, c'è qualcuno che abbiamo dimenticato, no, l'abbiamo data a tutti, grazie anche a voi che siete degli anni pregressi, sono contento di avere anche voi sul palco. Sì. Sì. Dove sono questi? Ah, ok. Glieli distribuiamo, il gadget. Sì, sì, diamoli anche a tutti i ragazzi che sono presenti. Sono tutta una scatoletta da parte dell'Aido, molto voluto. Avis, dall'Avis, scusate, Avis, Aido ha messo dentro la brochure. Avis, parecchio voluminosa. Ok, infatti c'è anche scritto. Perfetto. Andate a casa con un po' di roba, insomma, a festeggiare il 2 giugno. Bene, adesso facciamo appunto, accennavo prima, facciamo passare l'aereo che appunto vi porta in tutto il mondo, in tutta Europa, però il rumore ogni tanto ci disturba. E facciamo appunto salire sul palco, magari tutti insieme, i ragazzi che sono Greta Tataranni, Fabio Bussola, Mattia Salvi e Viganò Roberto. Alberto, scusate. Salite pure. Se ci si... Vieni Greta. Allora, forse non si è sentito, mi dicono Mattia Salvi, Fabio Bussola, Viganò Alberto e la Greta che invece è arrivata. Sì, salite sul palco. Vedo i due che stanno arrivando, manca il Viganò forse. Eccolo. Buongiorno. Alberto. Buongiorno a tutti voi. No, guarda, mi metto in mezzo, vieni. Vai magari di là tu, ecco. Metto in mezzo. È arrivata un'altra diciottenne, gli diamo la Costituzione anche a lei allora. Tienimi questi, dai, per favore, che gliela consegno io. Serve un aviro? Adesso la trovo. Vediamo. C'è qualche altro diciottenne in giro? Nessuno? Sei rimasto a letto? Hai compiuto i 18 anni quest'anno? O l'anno scorso? L'anno scorso no, allora no. No. Però resta pure sul palco insieme ai tuoi colleghi, sì, grazie. Dicevo, grazie Greta che mi ha fatto anche da valletta, mi dà una mano Paola, per favore. Ecco.
Dicevo, questi ragazzi li abbiamo invitati, passatemi il termine, un po' simbolicamente, ma non solo simbolicamente, perché invece è importante quello che fanno, come appunto rappresentanti delle giovani generazioni stezzanesi che hanno raggiunto in vari campi delle eccellenze, dei risultati molto importanti. Greta si è classificata prima ai campionati di, spero di dirlo vero, Taekwondo. Taekwondo, ecco, ce l'abbiamo fatta, lei quindi si è classificata prima della sua categoria ai campionati italiani. Mattia è un imprenditore di successo, ha creato un'app e una piattaforma più che un'app, insomma, di realtà aumentata, soprattutto di marketing, quindi robe che sicuramente voi padroneggerete nel vostro futuro ed è tra, pensate, tra i primi 30, cioè tra i primi under 30, tra i primi 100 under 30 nella classifica di Forbes Italia, quindi insomma un risultato molto importante. C'è poi Fabio Bussola, che è un musicista di preso, ha realizzato anche un video all'interno del palazzo della nostra villa comunale, che arrivò, che una casa di produzione canadese sta diffondendo, ed è un musicista appunto importante e con un futuro, già un presente, ma un futuro sicuramente luminoso. E poi c'è Alberto, e questa è una cosa che ci piace particolarmente ricordare, vedete che indossa la maglia degli Alpini, si distingue nel volontariato nel senso che è il più giovane associato all'ANA della Bergamasca, 14 anni, naturalmente i genitori hanno dovuto firmare per lui, però sono questi ragazzi qua che porteranno avanti nel campo sportivo, imprenditoriale, musicale e nel volontariato una scelta voluta, non forzata, appunto quella di Alberto. Sono questi ragazzi qua che appunto nello sport, nell'imprenditoria, nel campo artistico e nel volontariato, che il volontariato è una cosa seria, porteranno avanti le cose che noi siamo qui a raccontarci oggi e costruiranno il loro presente e il futuro di tutti quanti. Grazie ragazzi, vi diamo un piccolo riconoscimento. Questo per Greta. Fabio. Grazie. Alberto, aspetta, tieni. Ecco qua. E Mattia. Per Alberto c'è anche da parte proprio dell'ANA un riconoscimento con la bandiera che giustamente ci vuole. Grazie davvero ragazzi e grazie a tutti. Visto appunto che oggi è una giornata di festa, la festa della Repubblica, la piazza resterà chiusa, nel pomeriggio ci saranno gonfiabili, zucchero filato, alle 17.30 concerto della Junior Band e poi dalle 18.30 circa suonerà su questo palco un gruppo e ci sarà un po' di musica, di intrattenimento fino alle 9:30 di sera. Quindi vi aspettiamo tutti, buona giornata, buona festa della Repubblica, salutiamo anche la casa di riposo. Ricordiamo a tutti i ragazzi che abbiamo che sono intervenuti che c'è un momento di aperitivo lì dove ci sono i banchetti lì, quindi vi invitiamo tutti a partecipare, abbiamo preparato per tanti e quindi anche qualcuno del pubblico può venire e gustare le prelibatezze che ci sono all'aperitivo. Grazie a tutti.